video didattici che fanno parte di un progetto che volevo realizzare da tanto tempo e oggi finalmente con la collaborazione dell'amico Aviero Sandone, che è il creatore del sito www.salpicon.it, finalmente oggi siamo in grado di realizzare. Ovvero, praticamente Papito Alala, grande maestro portoricano passato ormai nella storia, aveva creato una sequenza di passi e attraverso questi passi lui praticamente cercava di trasmettere ai suoi allievi il suo inconfondibile swing, il suo inconfondibile sapore. Però praticamente al centro, il cuore di questa sequenza era il suo passo base. Passo base obiettivamente diverso da quello che noi normalmente siamo abituati a fare. Passo base conosciuto anche passo base con l'empuje oppure in italiano con l'impulso. Impulso in pratica è una spinta che è diversa da come noi normalmente siamo abituati a fare il passo base, e cercherò di farvi capire il perché questo è il punto centrale. Tutto si basa sulla maniera, sulla diversa maniera di camminare fra i latinoamericani, in particolare gli abitanti dell'area del Caribe, e invece noi europei, noi occidentali, quindi diciamo con le gambe rigide in questo caso. Mentre lì praticamente hanno un passo che io chiamerei amerengato, dove praticamente ogni volta noi praticamente scarichiamo il peso sul pavimento. E questa è la grande differenza, perché mentre noi nel fare il passo base portiamo la gamba avanti, invece loro praticamente che cosa fanno? Alzano la gamba, in questo caso il ginocchio sinistro, e spingono, marcano sul pavimento, appunto sulla terra, scaricando il peso. Questa differenza diventa essenziale, però è chiaro che nel fare questa tecnica è interessante che noi in realtà utilizziamo sia l'avampiede che il tallone. Quindi non è che noi andiamo a marcare con tutta la pianta del piede, ma facciamo praticamente un doppio movimento. Tu-tum, 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 tu-tum. Vedi, l'avampiede, il tallone, l'avampiede, il tallone. Questa è una tecnica e poi riportiamo al momento di fare il passo base. Quindi praticamente la prima cosa da fare è cercare appunto ogni volta di marcare. Praticamente che cosa succede? Che questo marcare avviene sul tumbao della conga. Quindi sarà cucum pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa, cucum pa. A un certo punto, quando noi l'andiamo a sviluppare, cerchiamo di capire bene questa idea della spinta. Per facilitare tutto, noi questa spinta la facciamo prima su una linea orizzontale. Ovvero io spingo e mi sposto, spingo e mi sposto. Quindi, come vedete, io alzo il ginocchio, marco sul posto. Una volta che appoggio il tallone, creo una spinta e mi sposto verso la destra e poi chiudo. Spingo sempre, in questo caso con la destra, col tallone do una spinta e chiudo. E tutto ciò lo vado a intervallare anche con il movimento della spalla. Quindi sarà pa, cucum, pa, cucum, pa, cucum, pa, cucum, pa, e cucum, pa, e cucum, pa. Cucum, pac. Una volta che ho imparato a farlo sulla linea orizzontale, cerco di farlo sulla diagonale. Un po' stile sempre molto amerengato. Quindi parto col sinistro, sarà cucum, pac. 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 Una volta fatto ciò, vado a farlo praticamente sulla linea verticale, e questo diventa più complicato perché noi chiaramente nella nostra memoria motoria associamo il passo base a una cosa diversa. Io mi ricordo che quando Papito faceva i suoi stage
aveva molto difficoltà a far capire questa cosa, perché chiaramente gente che era abituata a fare il passo avanti e indietro, una volta che tu gli stravolgi questo passo, vanno in tilt, perché chiaramente loro ormai sono abituati a farlo in una maniera diversa. Quindi invece per lui era fondamentale, pensate, l'aneddoto interessante, Papito Alala a ogni inizio lezione faceva fare ai suoi allievi 500 basici, quindi pensate 500 volte a fare questo passo, però poi alla fine della lezione quelli che l'avevano appreso riuscivano appunto a farlo con quello swing che lui chiedeva, insomma, ai suoi ballerini, chiaramente uno swing molto particolare che è quello più difficile per noi in qualche maniera riprodurre. Quindi fatto sulla linea verticale, noi dobbiamo pensarlo anche per aiutarci, che invece di farlo direttamente sul posto, lo faccio leggermente in avanti, mi spingo e vado indietro. Leggermente indietro, quindi all'altezza del tallone, mi spingo e vado in avanti. Quindi sarà cucum pat, tu cucum pat, tu cucum pat, tu cucum pat, e cucum pat. E cucum pat. Vedete che ogni volta che lo faccio comunque lo accompagno, quindi non è che lo faccio rigido come qualcuno potrebbe pensare, ma sempre cercando di portare il peso sul, in questo caso il piede con cui marco, il peso del corpo. Quindi faccio pat, cucum pat, e cucum pat, e cucum pat, e cucum pat, cucum pat, che io lo potrei anche chiamare. Praticamente a volte agli allievi utilizzo questo stratagemma per farlo capire meglio, il classico, diciamo, ritmo che c'è nel samba. Il samba praticamente c'è uno strumento che fa cica cica boom, cica cica boom, cica cica boom, cica cica boom, che il boom rappresenta l'ultimo passo con cui chiudo. Cica cica boom, cica cica boom, cica cica boom, cica cica boom. Sulla clave sarà un pa 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 pa, un pa 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 pa, un pa pa pa. Sulla conga cucum pa, tu cucum pa, cucum pa, tu cucum pa, cucum pa, cucum. Le mani allo stesso modo possiamo utilizzarle all'opposto, oppure come facciamo molto spesso Papito, praticamente con questo movimento, come se qualche volta sempre vogliamo prendere qualche cosa e col gomito spingere. Quindi sarà cucum pac, cucum pac, cucum pac, cucum pac, cucum pac, cucum. Vedi, l'atteggiamento è molto importante, che ci fa capire sempre questa spinta che poi avviene avanti e indietro. Ok, adesso andiamo a farlo su una base ritmica. Cerchiamo di
trasmettere, tramandare affinché la sua eredità non venga perduta. Un bacio, al prossimo video.